La fortuna di questa malattia è stata quella di avere un marker citogenetico che, pensate, è stato scoperto nel 1960. Pensate, 1960, oggi siamo a 2016 e parliamo di guarigione. Quanto tempo può impiegare la ricerca farmacologica per arrivare ai farmaci? Perché è costoso, perché ci vuole un impegno e poi ci vuole anche un po' di fortuna. E questa è una delle malattie ematologiche, delle malattie anche, diciamo, in genere neoplastiche, che però oggi può anche cambiare terminologia, come diceva Felice, che ha avuto la fortuna di avere questa famosa alterazione cromosomica tra il cromosoma 9 e il cromosoma 22, questo scambio di materiale. Quindi questa è la prima fortuna. Secondo dato importante è quello che la diagnosi, grazie a questo marcatore, è molto semplice e molto rapida. Terza fortuna è che proprio grazie a questo marcatore noi possiamo anche valutare l'efficacia dei farmaci. Quindi avere una malattia con una sola alterazione individuata, specifica e detectabile con i test di laboratorio rappresenta un dato importante. Io ho cominciato a fare ematologia nel 1974, pensate quanti anni sono passati, e ho visto cambiare la storia naturale della malattia. La leucemia mieloide cronica aveva una media di sopravvivenza di pochi anni, 4, 5, massimo 6 anni, però passava dalla fase cronica alla fase accelerata e alla fase acuta, che noi ematologi, io con i capelli bianchi, ricordiamo bene, perché poi di fronte alla trasformazione non avevamo altro. Ora è cambiata sicuramente la mortalità di questi pazienti, tant'è vero, come si diceva prima, che la curva è vicina a quella della popolazione normale di controllo. L'età in cui insorge non è in età pediatrica ma in età adulta e aumenta anche con l'età, e soprattutto i calcoli che si fanno oggi, come si diceva prima, aumenteranno la popolazione, quindi la prevalenza di questi pazienti. E a tal proposito la Puglia è capolinea di un progetto della rete, grazie alla rete ematologica pugliese. Voi sapete che in Puglia ci sono i 9 centri di ematologia, da San Giovanni Rotondo, Foggia, Barletta, Bari, Bari Oncologico e Bari Policlinico, poi c'è Taranto, Brindisi, Lecce e Tricase. Ora, gli ematologi, proprio perché, come diceva Paola, forse è una sensibilità un po' diversa che ha l'AIL, l'associazione, che hanno gli ematologi, la voglia di lavorare insieme in squadra con al centro il paziente. Abbiamo messo su, e poi il progetto è stato esteso a livello nazionale, il registro della mieloide cronica, cioè la possibilità di registrare tutti i pazienti con mieloide cronica. Naturalmente non poteva essere datato, ma dal 2012 abbiamo registrato i pazienti che vengono alla diagnosi, e di questo ogni centro può ripercorrere, grazie a questo processo di informatizzazione, la storia dei propri pazienti. Questo modello è stato, grazie al GMEMA, esteso a tutte le altre regioni, per cui ci sarà in Italia, ed è un primo modello anche europeo, che imita uno europeo, il registro nazionale della leucemia mieloide cronica. Questo a che cosa serve? Ad avere dei dati sulla incidenza, sulla prevalenza, ad avere dei dati relativi agli effetti, all'efficacia dei farmaci, compresi anche gli effetti collaterali, e a dare ai nostri amministratori della salute la misura di quanto può incidere nella farmacoeconomia, nell'economia, questo tipo di paziente. Per rispondere a loro, che i pazienti non è una malattia frequente, è una malattia rara, quindi loro devono anche investire con i nuovi farmaci, quindi
lo vogliamo utilizzare questo strumento soprattutto per il paziente ed è in corso. E come si diceva prima, lo diceva Pino e lo diceva anche la nostra amica Angela, il Limatinib è stato il Glivec, lei dice grazie, il Glivec e la ricerca, è una cosa bellissima che lei ha focalizzato, passa dall'interferone che non si tollera a questo farmaco e i primi dati cominciano lontani nel 98, poi nel 2000 ce l'abbiamo anche tutti in Italia e continua tutt'oggi perché ci sono pazienti che continuano i Imatinib, ci sono pazienti che iniziano anche i Imatinib in base alla scelta del medico. Naturalmente quindi la storia che comincia nel 60, vedete, continua fino ad oggi e oggi abbiamo un bagaglio terapeutico dopo i Imatinib, Nilotinib e Dasatinib e poi altri che si sono aggiunti grazie di nuovo alla ricerca farmacologica. Tutto questo perché? Perché a volte si perde la sensibilità ad uno di questi farmaci, cioè la cellula può diventare resistente e sappiamo perché può diventare resistente, perché muta, subisce delle modificazioni, ma non è solo questo il meccanismo e quindi abbiamo la possibilità anche di cambiare da Glivec ad altro e quindi questo è molto importante. Quindi oggi quali sono i goal che noi stiamo cercando di raggiungere e di superare? Quello sicuramente l'abbiamo, migliorare la sopravvivenza libera da modificazione della malattia e questo ormai è un dato consolidato, però dobbiamo ottimizzare la qualità della vita, cioè il paziente deve continuare a fare la sua vita normale. Ottiene la risposta molecolare grazie a questi farmaci. Dobbiamo mantenere questa risposta anche cambiando farmaco, se gli esami di laboratorio, voi sapete che facciamo il prelievo del sangue periferico, il prelievo del midollo, poi facciamo l'analisi molecolare, qui tutti oggi voi siete preparati, poi magari si ritornerà con le domande, per cercare a certi livelli di discontinuare il trattamento, cioè di interrompere il trattamento, ma di continuare a monitorare la malattia, perché dobbiamo essere tranquilli che anche senza il farmaco la malattia è dormiente, ma ai livelli minimi, non detectabili dagli esami di laboratorio. E naturalmente anche questo si può ottenere attraverso il supporto alla ricerca che deve continuare. Qualcuno dice, beh, ma della mieloide cronica ormai sapete tutto, avete tanti farmaci, avete ottenuto la risposta completa, potete anche discontinuare, perché ci sono dei ricercatori nel mondo e anche nel nostro paese che continuano ad andare a cercare le cellule staminali della mieloide cronica, a vedere se ci sono dei farmaci attivi contro questa. Perché è così, la ricerca può consentire di ottenere guarigioni a molti più pazienti. Oggi siamo sicuramente a questo punto, cioè abbiamo una diagnosi accurata in tutti i centri di ematologia, non esiste quello, il nord, il sud e le isole, cioè in Italia, in tutti i centri di ematologia, in Puglia si cura allo stesso modo come in tutte le altre regioni. La leucemia mieloide cronica allo stesso modo, perché ci sono le linee guida, perché i farmaci sono noti, perché noi utilizziamo i farmaci secondo quello che la scienza continua a darci come informazione. Abbiamo questo monitoraggio molecolare, lo sanno benissimo i nostri biologi, i nostri medici che lavorano in laboratorio, abbiamo conoscenze sulla alcuni effetti collaterali che si riscontrano più in certi pazienti che non in altri e che impongono a volte di sospendere, di ridurre o di cambiare trattamento. Abbiamo più conoscenza. Abbiamo molta conoscenza sugli effetti collaterali a medio e a lungo termine. Forse quello che nel tempo abbiamo bisogno di approfondire è quegli effetti tardivi molto rari. E quindi
dicevo, la modificazione del trattamento in rapporto alla tollerabilità, alla tipologia della risposta. Su questo poi naturalmente si potrà tenere. Cosa abbiamo chiesto noi al paziente? Vedi che se ti prescrivo un farmaco, tu devi cercare di prenderlo nella dose che ti do e negli orari che ti consiglio in rapporto al farmaco. Quindi abbiamo chiesto l'aderenza al trattamento. L'aderenza è molto importante, ma i pazienti lo sanno più di noi, naturalmente. Uno si può dimenticare, può essere partito, ma sono diciamo rari elementi. Però il paziente può non aderire perché ha degli effetti collaterali. Allora, come diceva Felice prima, comunicatelo ai vostri pazienti, ai vostri medici, oppure se oggi formiamo uno staff infermieristico idoneo, comunicatelo anche all'infermiera perché semplifica e guadagna il tempo. Quindi l'aderenza sicuramente migliora queste curve e ottiene, quindi il paziente che aderisce è candidato, però noi dobbiamo capire perché il paziente, per esempio fattori legati all'assistenza sanitaria, uno dei problemi che mi sorge è che l'ASL ritarda consegna del farmaco. Accadeva di più in passato, oggi non più perché anche i farmacisti e tutti sono edotti, oppure i fattori legati allo stesso paziente, lavora, il giovane che viaggia, che si dimentica di portarsi il farmaco e quindi il medico deve di nuovo cercare di ricordarlo. Oppure l'altra informazione che già avete, ma che ogni tanto bisogna anche rivederla, le interazioni con i farmaci, con il cibo, alcuni inibitori devono essere presi lontani dal pasto e così via. Tutti dati che voi conoscete, ma che è bene ricordare, perché se io sto bene, la risposta molecolare è buona, mi faccio uno sconto della terapia. Poi ritorneremo nella discussione perché non è utile. Naturalmente il paziente deve avere una qualità di vita ottimale e quindi dobbiamo ridurre gli effetti collaterali o cambiando farmaco o modificando la dose e soprattutto dobbiamo anche capire l'esigenza del paziente, quindi avere più tempo per parlare. Il tempo spesso non c'è. E allora c'è questo gruppo fantastico, il gruppo di pazienti mieloide cronica, che subentra e che spesso aiuta e dà delle risposte che magari il medico non ha potuto dare in un determinato momento. Noi sappiamo che le malattie dell'anziano, il diabete, l'ipertensione, possono compromettere l'aderenza al trattamento, però possono anche essere causa di maggiori effetti collaterali e quindi oggi il paziente con la mieloide cronica nel momento della diagnosi deve essere fatto il suo profilo clinico. Vedete che oggi vi facciamo forse più esami perché la conoscenza di certi dati è avvenuta nel tempo, valutazioni cardiologiche, valutazioni anche di tipo oculistico, una serie di valutazioni che sono importanti per capire o per prevenire o per impedire certi effetti collaterali. E quindi ci sono dei dati importanti che, per esempio, fattori predittivi per la scelta dei farmaci, per scegliere uno piuttosto che un altro, a secondo del profilo clinico, soprattutto del profilo cardiovascolare del paziente, ma anche naturalmente metabolico e così via, ci sono delle tabelle. Quindi oggi non è l'ematologo da solo che cura l'ematologo, il paziente è al centro. L'ematologo è il medico principale per la cura della sua malattia, ma spesso dobbiamo consultarci con l'endocrinologo, col cardiologo, col dermatologo e così via. Quindi di nuovo un lavoro di squadra che ha portato a questi risultati che voi tutti conoscete. Naturalmente rimangono delle domande aperte, vedete, prima la gravidanza in questa diapositiva era col punto interrogativo, forse per alcuni dati rimane ancora, ma molto più debole l'ho tolto perché, come magari potremo ritornare nella tavola rotonda, abbiamo più dati
relativamente alla gravidanza, sia nelle donne, appunto nelle donne affette dalla malattia, ma anche del coniuge, perché abbiamo dei dati di raccolta in cui si è visto che i farmaci in realtà possono non indurre quelle alterazioni che temevamo prima. Bisogna condividere, magari pianificare meglio la gravidanza, sospendere il trattamento e cercare di dare alla coppia magari delle indicazioni più accurate e più precise. Quindi abbiamo ancora bisogno di parlare. E poi c'è il dato importante, che è quella della discontinuazione, come dicevo io, della sospensione. Qui ci sono ancora dei punti interrogativi, perché la scienza sta continuando a fare trial, ricerca. Si dice quando sospendere, a chi sospendere, come condividere la scelta della sospensione. I medici e i pazienti possono essere tranquilli. Poi ritorneremo nella tavola rotonda, perché oggi è il punto, è un punto cruciale nella storia della cura della mieloide cronica. Certo che possiamo sospendere, perché se otteniamo delle risposte molecolari importanti, profonde, abbiamo il presupposto che il paziente, dopo qualche anno di mantenimento di questa risposta molecolare profonda, completa, possa sospendere il trattamento. Però naturalmente tutto questo va condiviso e andrebbe meglio portato con studi clinici. Infatti uno studio clinico proprio con la sospensione porta con imatinib, perché è il farmaco di più lunga esperienza, ha portato questo gruppo a sospendere il trattamento ai pazienti che avevano raggiunto e mantenuto la risposta molecolare per un certo numero di anni, e si vede che c'è una quota di pazienti, quel plateau, che mantiene la malattia molecolarmente non detectabile per un lungo periodo di tempo, e c'è invece un gruppo di pazienti che ha una ricaduta molecolare prima. Certo, questo dato è un dato che nessuno deve sottovalutare, però l'altra faccia della medaglia è che quelli che hanno avuto la ricaduta molecolare, tutti hanno ripreso il trattamento e hanno risposto nuovamente. Quindi c'è una certa, ottimismo in questo senso, però noi dovremmo capire dagli studi e dai protocolli, e in questo Novartis è stata una delle prime company che ha portato avanti questo progetto, ci sono numerosi studi, ma anche le altre aziende che producono gli altri inibitori delle tirosinchinasi, adesso numerose, naturalmente portano avanti questo progetto in trial clinici di sospensione del trattamento. E di questo abbiamo già dei risultati, avremo i prossimi anche nel prossimo congresso internazionale americano della Società di Ematologia, e vedete qui di nuovo tanti studi, non solo con i farmaci limatinib, ma anche con gli altri, nilotinib, dasatinib. Tutti stanno cercando di portare avanti questo. Questo perché? Perché se un paziente ha ottenuto una risposta profonda, perché deve continuare per tutta la vita il trattamento? Prima dicevamo così. E poi sappiamo quali possono essere gli effetti collaterali dopo 20 e più anni. In realtà non si conoscono, però voglio dire, se la risposta è profonda e ci sono questi trial che ci indicano che si può sospendere, naturalmente possiamo cercare di condividere col paziente questo, ma al momento, al di fuori dei trial clinici, è una condivisione che nasce nel colloquio tra paziente e medico, con la sicurezza per il paziente che fa dei controlli più ravvicinati e per il medico che lo controlla più spesso, per evidenziare se la malattia rimane così non evidenziabile dagli esami di laboratorio. E concludo con questa immagine, anche se
è datata già da qualche anno, ma la prospettiva futura è quello che stanno facendo i ricercatori nel mondo, è quello di cercare di vedere se ci sono altri farmaci, oltre quelli che sono già utilizzabili nella pratica clinica, che combinati con questi che già utilizziamo oppure da soli riescano ad eradicare la cellula staminale della leucemia mieloide cronica. E ci sono già degli studi in progress e dei trial importanti. Quindi la ricerca deve continuare soprattutto con l'obiettivo di eradicare la cellula staminale leucemica. Però quello che si è raggiunto fino adesso è l'optimum per i pazienti. Oggi nel filmato bellissimo, perché è così profondo che poi uno risente e dice: ma è quello che veramente viviamo noi nella nostra vita quotidiana? Il futuro è la guarigione. La guarigione penso che sia per alcuni pazienti, e speriamo per molti, sia stata già raggiunta, perché loro possano programmarsi il futuro allo stesso modo dei soggetti che hanno la fortuna di non avere nessuna malattia. Bene, grazie, ho finito qui.